Matteo Guarnaccia, artista storico del costume, da 68 in poi in qualche modo coinvolto nella rivoluzione creativa in atto in quegli anni e soprattutto interessato ai movimenti controculturali e subculturali da allora in poi. Ecco, l'incontro con Pino Pinelli, come è avvenuto questo incontro? È avvenuto perché da sempre ho questa stravaganza di amare la carta stampata, per cui in quegli anni che cercavo di farmi un po' una cultura, diciamo così, al di fuori dalla scuola, non si usava per molti ragazzi di quel tempo, era gioco forza cercare delle tracce di eventi in qualche modo legati alla nostra voglia di ribellione, la voglia di cambiare il mondo. Mi sono ritrovato nel famoso circolo Ponte della Ghisolfa, quando ancora era in Piazza del Lugano, dove appunto si trovavano casse e casse di volantini, libri, manifesti e certi addirittura risalenti alla guerra spagnola, c'erano delle cose strabilianti, un uso grafico, e il buon Pino era quello che in qualche modo era, me lo ricordo, iniziava a vederlo che continuava a spostare casse, mettere a posto volantini, eccetera, eccetera, ed era strafelice ovviamente di condividere i saperi, per cui mi riempiva che andavo lì, ero ragazzino, mi riempiva di volantini, opuscoli, pamphlet, eccetera, eccetera, tra cui quelli famosi edizioni La Fiaccola, che erano dei piccoli volumetti in cui per la prima volta si parlava dei provos olandesi, ad esempio, o si parlava dei blouson noir francesi, ed era assolutamente contento che andassero lì dei ragazzi, perché appunto l'atmosfera, non neghiamocela, era abbastanza polverosa e un po' faneco, come si suol dire. Ed era una persona che era, anche lui lo vedeva abbastanza stupito del fatto che ci fossero dei ragazzi interessati a quel materiale. Tra l'altro il luogo aveva anche un ciclostile, cosa utilissima in quegli anni per stampare autoproduzioni. Dove venne stampato il primo numero di Mondo, Mondo Beat. Beat. Io arrivai dopo, comunque il famoso ciclostile in cui era stampato Mondo Beat era lì, nel senso che lui ovviamente era ben con tutti gli anarchici che sappiamo, amava la carta stampata, amava l'editoria, per cui era ben disposto a offrire i primi rudimenti di stampa, per cui mi ricordo i primi cliché del ciclostile, ci fece vedere con un mio amico, anche lui innamorato della grafica appunto rivoluzionaria, che andavamo lì, eravamo queste cose, e lui ci insegnò come usare il ciclostile. E la cosa divertente fu il fatto che noi prendemmo un volantino che risaliva addirittura agli anni 50, la Gioventù Libertaria, e andammo, Pino ci diede una appunto di questi cliché da ciclostile, e siccome c'era la festa del 1° maggio di lì a poco, del 68, andammo alla Cattolica, che era ovviamente in mano ai marxisti leninisti, questo ciclostile, a stampare un volantino che avevamo copiato pari pari da un volantino della Gioventù Libertaria degli anni 50, in cui si accusavano appunto i nuovi zar e tutte quelle cose legate appunto ai marxisti che erano ovviamente contro rivoluzionari, eccetera, eccetera, inneggiando a Macno e quelle cose lì. E noi eravamo proprio due ragazzini, perché quando andammo a questo centro stampa della Cattolica stampammo questi volantini che poi distribuimmo in giro facendo cadere un po' di mandibole, perché appunto c'erano bandiere rosse dappertutto, con questo cliché che ci ho insegnato appunto a battere a macchina, a fare queste cose qua. Un'altra cosa che mi ricordo di Pino è il fatto che appunto era una persona che aveva molto amore per le attività manuali, per cui era sempre impegnato con questo famoso suo motorino, che penso fosse un galletto, adesso un vago ricordo, comunque era un motorino rosso, e lo trovavo spesso in quattro punto di incontro dell'epoca, che era l'edicola della Sciura Augusta, che era questa edicolante anarchica di Via Orefici, che distribuiva anche lei stampa anarchica, dalle cose più assurde, tipo, non so, La Durante dei Refrattari, che è un giornale degli anarchici di Boston, oppure altre cose. E Pino andava lì di fianco, pensa come a diverso Milano, si metteva quel galletto, lo smontava, si metteva lì con lo straccio per terra, puliva le candele, eccetera, eccetera. Ed era sempre l'ultima cosa che faceva prima di andarsene via, era chiedere dei fumetti per le sue bambine. Mi ricordo sempre questo atto di tenerezza, appunto, prima di andare via, l'Augusta gli dava dei topolini, dei giornali da portare alle figlie.
ed era sempre aveva un atteggiamento un po' burbero nei confronti di noi, chiamiamo i cappelloni, perché appunto non capiva bene che cosa volessimo realmente, anche perché appunto non è che fossimo strapoliticizzati, non è che avessimo delle direzioni, studi politici alle spalle, quant'altro, però ovviamente a noi interessava il fatto che ci fosse un ambito in cui si potesse imparare appunto una storia alternativa. Già allora mi ricordo che c'era questa questa volontà, cioè quello che c'era a scuola non ci serviva, ciò che ovviamente passava per gli oratori non parliamo, ciò che passava per la televisione non parliamone, per cui ci facevamo un po' un bricolage di saperi, e questo appunto il centro, sia il centro di Ponte della Ghisolfa sia l'edicola della Sciura Augusta erano dei posti veramente punti di trovo, ma delle vere miniere, perché appunto ci arrivavano appunto le riviste dei vegetariani nord europei, c'erano le riviste delle prime comuni americane, eccetera, eccetera. Era veramente un mondo che a noi, appunto, che da una parte seguivamo la musica pop, rock, eccetera, eccetera, Jimi Hendrix, e dall'altra parte però ci interessavano queste forme di nuove di socializzazione, e attraverso appunto sia la Sciura Augusta che Pinelli ci fu questo incontro alla in modo parallelo che avvenne alla, come si chiamava, alla Sormani, in cui il Partito Radicale, che in qualche modo pre-pannelliano parlo ovviamente, che era molto legato a ideologia libertaria, era molto libertario, aveva ancora come simbolo una testolina col cappello frigio, invitò, fece un congresso e invitò, e lì passò Julian Beck con Living Theater, e per me fu veramente anche lì una grande occasione di incontrare delle modalità rivoluzionarie che non era semplicemente il corteo, non era semplicemente il volantinaggio, ma era vivere la vita, prendersi la vita in quel momento, per cui vedere Julian Beck che arrivava col simbolino dell'anarchia attaccato alla maglietta, con Judith Malina e il suo bambino piccolissimo e tutta la sua tribù, che poi fece uno spettacolo famoso al Politecnico occupato nel 69 in quel caso. Insomma, tramite, era un po' un gioco di rimpalli tra persone che a noi sembravano anziane, so che oggi fa ridere pensare che una persona, Pinelli cosa poteva avere, forse 40 anni all'epoca, forse non lo so, però ovviamente c'era il famoso detto dei Beat, never trust people over 30, per cui non credere nelle persone che hanno più di 30 anni, e invece appunto a Sciura Augusta aveva un'età indefinibile, si poteva avere tra gli 80 anni in su oppure essere molto più giovane, però era veramente una signora milanese, ex staffetta partigiana, che ospitava nel suo, abitava più uno stanzino sopra Via Oretici, in cui ospitava i primi Globetrotter che giravano con i sacchi a pelo e quant'altro. Era veramente un personaggio, una grande mamma che non aveva fatto figli, diceva lei, perché non voleva dare in pasto i suoi figli alla guerra, cioè c'erano un po' queste cose un po' ottocentesche, però appunto venendo fuori da un mondo in cui queste cose erano non solo nascoste, ma anche in qualche modo non avevano punti di riferimento, per cui tra appunto c'era questo appunto la Ghisolfa, l'hotel commercio occupato, che anche lì c'erano delle stanze occupate da anarchici, poi l'edicola e il Parco Sempione, insomma Brera, in qualche modo si era creato una dei vasi comunicanti, insomma, tra un vecchio modo di intendere la rivoluzione, un nuovo che in qualche modo stava sbocciando e ancora che sta a depigliare, e ovviamente tutta un'onda predominante, che era l'onda del movimento studentesco di sinistra, marxista, leninista, eccetera, eccetera, che vedeva come fumo negli occhi ovviamente tutte queste forme di controrivoluzionario. Infatti mi ricordo nei cortei, quando andavamo noi, facevamo i cortei dadaisti con gli slogan tipo "La balena è forte, scodazza mica male", mi ricordo questo slogan. Il sesto d'ordine del MS veniva lì a minacciare dicendo "non vogliamo buffoni in giro", eccetera, eccetera. Oppure quando volevamo venire qui al Castello Sforzesco dipingerlo di viola con dei secchi di vernice
erano appunto cose prese non tanto per quanto ci fosse l'esempio del maggio 68 di immaginazione al potere, in Italia, dobbiamo dirlo, era molto molto più qualcosa di molto molto più stretto, anzi molto molto serio appunto. Il ponte della Ghisolfa era un'oasi di libertà, assolutamente, con la presenza di Pino, insomma, si poteva parlare, discutere di tutto, di qualsiasi cosa, e ripeto, lui era molto, cioè, come molti anarchici del tempo, c'erano degli anarchici che erano abbastanza spaventati da questo interesse da parte di ragazzi, che c'era la vecchia idea dei anarchici che era, insomma, bisogna essere più realisti del re, per cui bisognava offrire al popolo una visione di persone inattaccabili, come la moglie di Cesare doveva essere, cioè non potevi certo andare in giro a fare, essere stravagante, perché l'anarchico doveva essere dentro e vicino al popolo. Per cui mi ricordo che ci fu anche il congresso di Carrara del 68, quando venne con Bendive, tutta la banda da Parigi, i vecchi anarchici furono in qualche modo disgustati da vedere appunto i ragazzi che andavano in giro scalzi, capelli lunghi, che si baciavano nella pubblica via, cioè parliamo di eoni fa ovviamente, no? Cioè vedere dei ragazzi che si abbracciavano, si baciavano, anche per degli anarchici era qualcosa di... Carlo Silvestro. È stato molto scandalo. Famoso Carlo Silvestro, poi il poeta, Beat, eccetera, eccetera. Per cui Pino in realtà era un po' burbero, ma molto divertito da questa cosa, cioè vedere questa nuova linfa che arrivava all'interno del movimento era per lui fonte di sorpresa, come per molti anarchici della sua età, insomma. E nel dicembre del 69 io andavo a Brera, frequentavo il liceo artistico di Brera, e mi ricordo perfettamente, ero con la mia ragazza da allora, tornavamo verso il centro da Brera, e improvvisamente ci trovavamo in Piazza Fontana con una situazione veramente assurda, nel senso che c'erano ambulanze, c'erano pompieri, c'era gente da tutte le parti, era più o meno appena successo l'orrore, il disastro, e non si capiva bene che cosa fosse successo in realtà, nel senso che la famosa caldaia esplosa, però ovviamente si era fermato uno spicchio della città che da sempre era lo spicchio più attivo, più formicolante di vita, no? Per cui qualcosa era successo, ovviamente. Poi il tempo di tornare a casa, prendere il tram e tornare a casa, il telegiornale già attaccava dicendo attentato, e per me era una parola che assolutamente non è mai entrata nel mio vocabolario, sino attentato, morti, sapevo che c'erano dei morti ovviamente, l'avevo saputo prima, per cui sembrava un incidente, una disgrazia ovviamente, no? E iniziamo appunto l'orizzonte del giornale da allora, che era molto, anche vederlo oggi mette ansia, mette paura, perché era veramente un telegiornale che si vedeva che era totalmente teleguidato, cioè gli speaker erano teleguidati, c'era qualcosa di da orwelliana, cioè già vederlo anche oggi con queste immagini in bianco e nero sembra veramente un film tratto da un romanzo di Orwell. E venne fuori appunto che c'era questa storia, che c'era attentato, bla bla bla. Il giorno dopo, girando appunto con gli amici, sentiva quest'aria pesante di sono stati appunto un atto rivoluzionario, gli anarchici per vendicare le cose, i compagni arrestati nella fiera campionale, tutta una serie di... Però ovviamente era tutto un grande polverone, era la prima volta che si assistavamo a una campagna orchestrata, ovviamente, no? Cioè, però a tempi che cosa ne sapevamo, eravamo dei ragazzetti senza arte né parte, per cui immaginarsi qualcosa di così orrido, qualcosa di così costruito era al di fuori della nostra comprensione, totalmente, la nostra comprensione. Quando poi qualche giorno dopo venne fuori la storia appunto di Pino che era morto, ci fu veramente uno sgomento, era come quando capita nell'adolescenza che ti senti invulnerabile, di punto in bianco ti appare la morte, cioè l'adolescente per definizione è uno che pensa di essere invulnerabile, pensa di essere invincibile. Eterno, invincibile, eccetera, eccetera, e tu avevi una persona che hai conosciuto, frequentato, visto, e dico visto nel senso proprio che riprava motorino, che parlava delle figlie alla ridicola, che parlava del cicchetto, parlava del caffè, cioè non una persona
X, una persona distante, una parte della quotidianità, eccetera, eccetera, in qualche modo era morto in questura, e mi ricordo anche lì la famosa pezzo del servizio televisivo in cui dicevano si è buttato, famoso, si è buttato dalla finestra. Ovviamente, cioè anche lì, che mezzi hai per controbattere una cosa del genere che mi è fuori appunto dalla, pensa cosa la televisione in quegli anni, no? Cioè, se non il fatto che ovviamente non ci credevi, così come non credevi, avevi scelto la via appunto di essere ribelle, di essere cappellone, quello che era, perché non credevi alla società che ti proponevano, non credevi al progresso che ti proponevano, mentre non credevi neanche a quella notizia che usciva fuori, moltiplicata poi dai paginoni, cioè tutti leggevano i giornali, tutti, mi ricordo, gli strilloni che andavano in giro di Piazza Duomo con questi paginoni, con dei corpi di testo grandi così, cioè delle cose incredibili. E ci furono i funerali tenuti in Piazza Duomo, e mi ricordo sempre che andammo ai funerali con molte altre persone, uscendo appunto da Brera, e molti di noi avevamo, come si usava, lo scribacchiato sopra i jeans là di Anarchia, no? E mi ricordo che passando in mezzo appunto alla gente comune ci sentivamo un po' osservati, ma devo dire che nessuno non so di nulla, anche perché c'era un sito dei sindacati molto importante, cioè era una cosa gestita in maniera molto concreta dai sindacati, cioè non era in mano alle autorità, cioè tutto, c'erano gli operai, c'erano c'era veramente il funerale di popolo, quello che mi ricordo letteralmente un funerale di popolo, e poi ci furono i funerali di Pino, come mi ricordo, con questa, era una sfida andare ai funerali ovviamente, no? Perché sapevi che ci sarebbero stati 2000 fotografi della polizia, ci sarebbero stati tutti quanti gli occhi puntati su chi sarebbe andato. Devo dire che per fortuna in quell'occasione la sinistra extraparlamentare, invece di continuare la sua ossessione trotskista ideologica contro gli anarchici, partecipò in massa, nel senso che lotta continua, eccetera, eccetera. Per fortuna fece in modo che diventassero un vero atto pubblico, una vera manifestazione. E fu veramente qualcosa che mi ricorda appunto i famosi giornali che faceva vedere Pinelli nel ponte della Risolfa, cioè vedere questo stuolo di bandiere nere, vedere appunto dei vecchi con la lavalier, col basco in testa, era ricollegarsi a una tradizione veramente antica, cioè qualcosa, cioè sentirsi parte di una tradizione, anche se ovviamente noi eravamo, insomma, anche se eravamo, venivamo da un'altra parte, avevamo altri interessi, appunto, eravamo i figli di quel periodo, per cui anche legati a quello che succedeva a livello proprio di giovanile, mettiamola così, sentirsi parte di quell'esperienza, di quella tradizione, era qualcosa di, in qualche modo, che ti dava forza, nonostante la durezza della situazione, nonostante la durezza del momento. Era in qualche modo come dire, ok, sono tempi allucinanti, nonostante quello che era il 69 in realtà, no? Cioè non erano ancora, ancora arrivati poi gli anni, quelli definiti per storicamente gli anni di piombo, no? Non era successo ancora nulla in realtà, non era successo ancora nulla, erano gli inizi di quello che poi sarebbe successo negli anni a venire. Però in qualche modo vedere molta gente con i capelli lunghi a quel funerale era in qualche modo un segnale importante. Era una trade union tra diverse forme di ribellione che avevano preso degli aspetti diversi, e appunto dal lavalier al cappello lungo, al jeans.